Lo sapevate che un esercizio al giorno leva il prof di torno? Salve, altro esercizio. Scrivi la formula dell'ortosilicato cobaltico. Intanto bisogna individuare che tipo di composto è. Dal nome capisco che è un sale. E ho già scritto la struttura del sale. Prima il metallo è cobalto e poi il gruppo SiO. Bisogna fare delle considerazioni. L'anidride silicica forma diversi tipi di ossiacidi perché reagisce con una, con due o con tre molecole di acqua. Così come pure l'anidride fosforosa e fosforica, anche l'anidride borica, reagendo con uno, con due o con tre molecole di acqua, formano rispettivamente l'acido meta fosforico, faccio un esempio, pirofosforico e ortofosforico. L'anidride silicica invece presenta un po' qualche differenza. Vediamo. SiO2 più una molecola di acqua, facciamo anche SiO2 più sempre acqua. Ed SiO2 più acqua. La differenza sta in questo. Questo mi forma l'acido metasilicico con una molecola di acqua. Il secondo, l'acido pirosilicico, reagisce invece che con due, come abbiamo visto nel fosforo e nel boro, con tre molecole di acqua, però due molecole di anidride silicica. Invece l'acido ortosilicico reagisce con due molecole di acqua. Ecco la differenza. Adesso otteniamo e scriviamo i diversi ossiacidi. Mi scrivo la struttura di tutte e tre. Scritto la struttura, procedo. Abbiamo 2 di idrogeno, 1 di silicio e 3 di ossigeno. Quindi questo è l'acido metasilicico. Qui abbiamo invece 3 per 2, 6, 2 di silicio e di ossigeno sono 2 per 2, 4 e 3, 7. Qui abbiamo 4 di idrogeno, 1 di silicio e 2 e 2, 4 di ossigeno. E allora abbiamo rispettivamente l'acido metasilicico, l'acido pirosilicico e l'acido ortosilicico. Adesso andiamo a vedere nel nostro composto. Ortosilicato. Quindi orto vuol dire che deriva da questo ossiacido. E abbiamo allora SiO4. E scriviamo SiO4. Ricordo che ha 4 atomi di idrogeno, quindi il numero di ossidazione di tutto sto gruppo è meno 4. Adesso bisogna vedere il cobalto. Il numero di ossidazione del cobalto, che è un elemento di transizione, sono 2 e 3. Siccome qui nella traccia mi dice ortosilicato cobaltico, finisce con il suffisso ico, significa che il cobalto in questo composto presenta un numero di ossidazione più 3. E lo scrivo qua. Bene, fatto questo, con la regola dello scambio, metto il 4 al cobalto e SiO4 preso 3 volte. E questa è la formula dell'ortosilicato cobaltico. Alla prossima!